Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni autobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque, via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Non basta essere dei campioni. Per vincere serve professionalità, disponibilità e cortesia, qualità dei servizi e dei prodotti. Cercolor, a Finale Emilia, è tutto questo. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e accessori per la tua casa delle migliori marche. Cera Sarda, Panaria, ABK, Cotto d'Este, Italgraniti, Porcellanosa, Glam Stufe e Camini e tanti accessori. Il fondatore Andrea Filippini e lo staff di Cercolor sapranno consigliarti il meglio per la tua casa. In questi giorni di festa a San Matteo della Decima, a pochi chilometri da 100, in via Sicilia numero 16, parallela alla via 100 che collega 100 e San Giovanni in Persiceto, ha aperto i battenti la pizzeria Gaudino. L'ambiente è accogliente, le rifiniture degli locali di gusto, niente lasciato al caso, come potete vedere dalle immagini. I giochi delle luci rendono la sala suggestiva e allettante. Ma quello che conta alla pizzeria Gaudino, tra le tante specialità, è la pinza. Qui si fa la vera pinza romana. Qualità e segreto rendono questa prelibatezza, portata nelle fredde e nebbiose valli nostrane da Rocco Gaudino e dalla sua famiglia, unica nel suo genere. Peccato che non possiate sentire la fragranza e i profumi di questo prodotto, che dovrebbe essere garantita dalla certificazione DOP o IGP. Quello che per il momento ci basta è la garanzia della serietà e della bravura della famiglia Gaudino. Nel fotogramma da sinistra Alessandra Gaudino, Vincenzo Gaudino, il patron Rocco Gaudino e Furfaro Loredana. Facciamoci dire a questo punto il segreto della bontà della pinza, ma in generale dei prodotti sfornati dal forno della pizzeria Gaudino e sapientemente preparati dalle magiche mani di Rocco e Vincenzo. Proprio da Rocco che ha lanciato una scommessa sul territorio, ma sentiamo. Il segreto sta nella natura e nella sapienza di poter, come dire, stare a fianco e non contro la natura. In che senso? In che senso? Che la pinza non è altro che farina di frumento, farina di riso e di soia, un prodotto straordinario, ipocalorico, ipolipidico e più proteico. Ha una lunghissima lievitazione, una lunghissima semplificazione degli ambiti attraverso gli organismi che si trovano in natura, i lieviti, l'amilasi, sono degli enzimi, la beta-amilasi, l'alfa-amilasi, che se li lasciamo agire, lasciamo fare in un lungo periodo, loro riescono, fanno il suo lavoro, cioè la disgregazione del polimero amidaceo, dell'amido,
rendendolo, trasformandolo da zucchero complesso in zucchero semplice, in modo che noi lo possiamo digerire tranquillamente. Quindi un processo lungo a temperatura controllata. Thank you.